Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito, ma non è il caso di esserne il marito, eh? Così cantava, eh? Perché siamo a Modena, Modena, ecco qua, Totono di Modena, abbiamo la fortuna e il piacere di partecipare alla presentazione internazionale della nuova RC390. Facciamo finta di avere 18 anni, essere entrato in possesso da pochissimo della patente A2 e ci piacciono le moto sportive. Allora cosa fare? Eccola lì, guarda lì, mi avvicino piano piano, lei è l'RC390, nuovissima Model Year 2022, grandissime novità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista estetico. Allora considerate che è stata totalmente ridisegnata, la carenatura tutta nuova, frontale nuovo, molto molto bello, più protettivo anche, e serbatoio ridisegnato, nuova ergonomia, soprattutto più facile trovare posto per le ginocchia, e poi invece nella sostanza è telaio assolutamente alleggerito, ridisegnato anche lui, telaietto posteriore anch'esso completamente nuovo e tanti piccoli dettagli. Ecco, vedete, per esempio la strumentazione è completamente nuova, si tratta di un TFT a colori adattivo, l'elettronica non è affatto stata trascurata, la moto possiede però in optional cambio elettronico, ha l'ABS cornering pista. Guardiamola bene ancora un attimino e poi dopo ci toccherà, purtroppo dico così per dire, andare a farci un giretto qua in pista a Modena. Per quanto riguarda invece altri dettagli molto golosi, ricordiamo le ruote per le sole, ruote se ne vanno la bellezza di 3,5 kg, 3,4 kg, quindi insomma gran lavoro. Anche il freno anteriore è stato completamente riprogettato, manca totalmente la flange interna del disco, ve lo faccio vedere. Eccola lì, vedete, in sostanza la pista è direttamente collegata alle 5 razze della ruota, quindi insomma hanno studiato un po' tutto per rendere la moto leggera, perché comunque ricordiamo che con l'Euro 5 hanno dovuto fare il catalizzatore ha portato via un po' di spazio, un po' di peso, e quindi hanno pensato bene di guadagnarlo altrove, e lo guadagnano là dove serve, ovvero sulle masse non sospese, quindi le ruote, l'effetto giroscopico è sicuramente un grande miglioramento in questo, e quindi non ci resta che metterci la tutina e andare a provarlo. Dai. Questa RC390 è piccola e compatta. Impostazione raccolta, anche se per mettersi in carena occorre qualche sforzo per entrarci tutto. In pochissimi giri ci si trova subito a proprio agio, è una moto facile, non ti stanca. Il motore ha bisogno di girare alto per dare il meglio di sé, non dimentichiamoci che è un monocilindrico e 44 cavalli per circa 155 kg vanno d'accordo con piste non troppo veloci. Qui a Modena è perfetta. Cambio, qualche volta si è impuntato, bisogna essere decisi sulla linea. La frenata è una bomba, potente, precisa, la sensazione sulla leva del freno. Ma soprattutto è una moto decisamente divertente, la moto che ti insegna a guidare. Eccoci nel box allestito per l'occasione, insomma le moto sono state curate in ogni dettaglio per affrontare questa giornata in pista qui a Modena, e poi eccole qua schierate, ma che belle, eh? Ora qua tra l'altro ci sono alcuni particolari delle power parts, come per esempio lo scarico a Krapovic, le pedane regolabili,
le leve antirottura, insomma piccoli dettagli che però fanno abbastanza libidine, eh? Qua la 7 più rigido e spinto, più alta dietro, più carica sull'anteriore. È facile essere più aggressivi, la moto chiude le traiettorie ancora più velocemente. La potenza in più si sente e il motore spinge forte. Super divertente, peccato che mi toccano solo questi 3 o 4 giri. Oh, ecco qua, tornati alla base, molto divertito davvero, moto assolutamente golosa. Ricordatevi che sarà disponibile da primavera del 2022, quindi una grande anteprima questa. Io vi ricordo le solite cose, mi raccomando, anzi faccio piano perché sono i bambini che dormono qua. Zitti. Allora, iscrivetevi al canale e campanella. Insomma, iscrivetevi a questo canale, non fate gli stronzi, per favore. Tu hai fatto lo stronzo? Ti ho visto, bastardo. Iscriviti, dai.